Dunque, dicevo, parlare dell'esperienza del Monaco sembra essere di attualità. Noi questa sera ce ne occupiamo soltanto a partire dalla proposta di Raymond Panikkar. In uno dei suoi testi, soprattutto il primo volume della Vita Mistica, parlando dell'esperienza spirituale come esperienza integrale della vita, Panikkar propone il monaco, l'esperienza del monaco come una delle vie possibili e necessarie. E parlando sempre di questo archetipo, dice: la sfida consiste nel riuscire a mettere in relazione la santa semplicità del passato con l'armoniosa complessità dell'oggi, ovvero ci si rende conto che la vita dell'uomo di oggi è una vita attraversata da una grande complessità, dove per complessità non intendiamo complicatezza, ma secondo il dettato e la proposta di un altro grande autore del nostro tempo, il cui nome è Edgar Morin, la complessità sta a dire la complessa interdipendenza di tutti gli elementi, gli ambiti vitali, non solo tra di loro, ma anche su scala globale. E probabilmente in questi giorni, tra la pandemia e la guerra in Ucraina, ci rendiamo conto di quanto sono complessi i legami tra i popoli, i territori, le nazioni, gli ambiti di vita, dall'economia alla politica, dalle relazioni alle religioni. Tutto è interconnesso, tutto, tutto è interdipendente. Se in Ucraina si fa la guerra, nel mondo scoppia il problema della fame. Le economie mondiali saltano. E se mai avessimo avuto qualche dubbio sul fatto che la globalizzazione ci ha messi tutti in relazione tra di noi, fosse anche attraverso canali invisibili, qui ne abbiamo avuto la dimostrazione. Siamo profondamente legati tra di noi. Non possiamo non essere legati. Nessuno può aspirare a isolarsi da qualche parte nel mondo per vivere una vita felice. Se esiste una possibilità di vita felice, questa è soltanto dentro questo scenario mondiale, dentro questa condizione umana dell'oggi. E qui già cominciamo a mettere alcuni presupposti per comprendere l'idea e la proposta di Panikkar sul tema del monaco, che ci porta un po' su una strada differente da quella del passato. Noi che abbiamo sempre pensato al monaco come a colui che si è messo al margine della città, al margine della vita civile. Gli amici di Bose amavano e amano dire che loro sono al margine tra il deserto e la città. Mettendosi al margine, fuori della vita di città, intendono e interpretano la vita monastica come una vita appartata. Dicendo queste cose, ovviamente non intendiamo in nessun modo esprimere giudizi sulla qualità di vita, sull'opportunità di vita. Stiamo soltanto considerando alcuni presupposti, un modo di intendere la vita. Ecco, secondo Panikkar, la vita del monaco oggi non può più essere considerata come una vita appartata, una vita separata da quella della gente comune. Ed è su questo punto che probabilmente possiamo trovare alcuni elementi di nutrimento spirituale che ci possono fare bene. Cominciamo con lo specificare, dire qualcosa a proposito di questa espressione, l'archetipo del monaco. Già utilizzare l'espressione archetipo ci rimanda
a un fondamento, ci rimanda ad un principio fondativo, ad un elemento descrittivo e indicativo di una realtà, di una totalità, che è riassumibile in una immagine. Le psicologie del profondo utilizzano la parola archetipo per dire queste immagini interiori che sono generative della vita di tutti gli uomini in tutte le culture, in tutti i tempi. La nozione di Panikkar non è di tipo psicanalitico, ma individua semplicemente una icona che viene proposta come generativa di una vita. E qui è l'altro elemento, la parola monaco. C'è da chiedersi se Panikkar volesse indicare a tutti di diventare dei monaci. È paradossale che la risposta a questa domanda potrebbe essere per un verso sì, per un altro verso no. Tutto sta a cogliere qual è la nozione di monaco che Panikkar ci offre. Dice Panikkar: l'ideale del monacos voleva essere quello dell'uomo integrale, l'uomo completo che aspirava a essere nella sua persona il microcosmo che rispecchia l'universo intero. E continua: assumiamo pertanto l'ideale monacale come l'archetipo umano che da sempre ha voluto superare la banalità, insistendo soprattutto sulla dimensione verticale della vita come antidoto ad una certa esistenza superficiale. D'altra parte, l'etimologia stessa della parola monaco vuol dire solo, silenzioso, solitario, isolato, che è il significato corrente. Significa anche unico e pertanto inclassificabile. In quest'ultima accezione, dice Panikkar, il monaco sarebbe l'unificato, il completo, colui che aspira a essere in pienezza. Ritorno su queste tre espressioni che vi ho appena letto. Panikkar dice: non si tratta di fare diventare tutti gli uomini dei monaci, ma che la figura del monaco, per quello che voleva essere, ovvero un uomo integrale, allora questo archetipo del monaco, questo monaco, questa figura, diventa una sorta di archetipo dell'umano. Il monaco ha qualcosa in sé che, se diffuso, assunto da tutti come stile della propria vita, del proprio sentire, del proprio stare al mondo, della postura che assumiamo di fronte al mondo, ebbene, in questo senso il monaco sì. Non diventare monaci, ma prendere dal monaco quello che ci è indispensabile per essere umani fino in fondo. A lui interessa la vita umana, non la vita monastica. Dal monaco assume una chiave di lettura della vita intera e la giustifica in qualche modo che adesso vi dirò. Ci sono, dice Panikkar, tre idee assolutamente rilevanti per il nostro tempo rispetto alle quali l'archetipo del monaco costituisce un simbolo di grande rilevanza. Guardando cioè al nostro tempo, alle condizioni di vita di questo tempo, sembra che il monaco abbia da offrire qualcosa che è utile per tutti. E dice:
La prima cosa di cui abbiamo bisogno per una vita più umana, e notate che il tema è la vita più umana, per raggiungere la vita, Panikkar dice, si tratta di riscoprire il valore, o meglio, la centralità del silenzio. Si dice, al principio c'era la parola, o meglio, così dicono molte culture africane, asiatiche ed europee, ma nessuna cultura, che io sappia, afferma che la parola sia il principio. La parola era nel principio, ma non è il principio. Il principio è il silenzio, il vuoto, il non essere, l'abisso, l'oscurità o tanti altri simboli di molte altre tradizioni. Trovo molto suggestiva e interessante questa indicazione di Panikkar, perché presta il fianco a un dialogo interessantissimo nei nostri tempi, che è il dialogo con la fisica quantistica, che appunto pensa e vede il cosmo, tutto ciò che esiste, come generato dal vuoto cosmico. C'è un bellissimo testo di Tonelli su Genesi, in cui la teoria del vuoto cosmico come grembo dell'energia vitale che si trasforma in materia e da cui nasce ogni cosa, è davvero una suggestione molto interessante che avvicina due mondi apparentemente separati e distanti tra di loro, che sono la teologia e la cosmologia. In passato, fino al Medioevo almeno, teologia e cosmologia hanno sempre dialogato tra di loro e la teologia ha utilizzato il linguaggio, diciamolo tra virgolette, della scienza. Nel Medioevo la scienza come la intendiamo noi non era ancora nata, bisognava aspettare almeno il 1600 con Galileo Galilei, ma dall'antichità fino al 1600, alla nascita del pensiero scientifico secondo la nozione moderna, fino a quel momento cosmologia e teologia sono andati a braccetto tra di loro e la cosmologia, il modo di intendere, di descrivere il cosmo e il suo funzionamento, ha prestato il linguaggio per dire le cose dello spirito. Di lì poi siamo arrivati a comprendere che, o meglio, di lì ci siamo convinti che quando gli antichi dicevano che Dio ha creato i cieli, ci siamo convinti che effettivamente Dio avesse fatto quella cosa lì. Non è la Bibbia che ha inventato una cosmologia, è la cosmologia che ha offerto il suo linguaggio alla Bibbia per dire qualcosa che riguarda Dio e che riguarda la vita spirituale. Ma questo è ancora come dire, una nozione che deve ancora prendere piede. Non tutti sono arrivati a condividere e ad accettare questo, per cui si continua a fare distinzione e a mettere ancora in conflitto scienza e fede, almeno dal mio punto di vista. Per tornare a Panikkar, al principio c'era la parola? No, al principio è il silenzio da cui nasce la parola. Ora, chi non vive il silenzio, chi non ne ha fatto l'esperienza, chi non è passato esistenzialmente attraverso di esso, non può essere tollerante, sarà rigido e pertanto si sentirà infelice se le cose non vanno come vorrebbe o come pensa che dovrebbero andare. Ciò vuol dire che l'esperienza del silenzio sta alla base della libertà, del pluralismo, della tolleranza e della felicità. Tutte cose per noi, uomini e donne del tempo, della complessità e della globalizzazione, assolutamente necessarie. Diversamente è la legge del più forte, la legge di chi detiene qualche forma di potere.
sarà il quarto potere della comunicazione, sarà il potere militare, sarà il potere economico o il potere politico o il potere religioso. Ma quando all'origine è il silenzio e si riconosce che il silenzio è l'elemento sorgivo della vita spirituale, anzi della vita intera, e allora ci si accorge che si sta bene nella casa comune, pur nella pluralità delle parole. Quando quasi tutte le tradizioni raccomandano il silenzio, non ci danno un consiglio morale, perché non facciamo molto chiasso, continuiamo a essere umili, non molestiamo gli altri. Quando ci invitano al silenzio, ci dicono qualcosa di più, ci invitano a trovare noi stessi, perché continuiamo noi stessi a scoprire il silenzio originario da cui procediamo. Sarà il nobile silenzio come virtù fondamentale del monaco secondo Buddha, sarà il saggio silente nella tradizione taoista, saranno le parole dei saggi che ascoltano in silenzio nella quiete, come afferma il libro di Coelet. Ecco, tutto questo è archetipo del monaco. Questo è l'archetipo: vivere il silenzio in una società rumorosa e agitata, è cosa non facile certamente, ma probabilmente comincia con una semplificazione della vita. Ancora. Un altro elemento di cui nel nostro tempo abbiamo urgente bisogno, dato il tempo della complessità e della globalizzazione, l'esigenza di andare oltre e di superare la frammentazione. Una frammentazione che ha raggiunto dei livelli così alti da generare, come dice Panikkar, la barbarie della specializzazione, ovvero i diversi saperi, compresi quelli religiosi, si sono così altamente specializzati da non avere più orecchio per un altro, per cui ognuno pretende di essere il primo della classe. Probabilmente è soltanto 4 anni fa Papa Francesco, in una lettera scritta ad un consesso di teologi che si era tenuta nella facoltà dell'Italia meridionale, credo sia stata una delle poche volte, anzi la prima volta certamente espressa da un papa, quando ha invitato la teologia a sedersi al tavolo dei saperi umani, smettendola di fare la prima della classe. Per i non addetti ai lavori questa potrà sembrare una banalità, ma per chi frequenta gli ambienti della teologia sa che da secoli la teologia ha considerato tutti gli altri saperi come suoi servitori. In primis la filosofia era considerata ancille teologie, e poi a ruota tutti gli altri saperi che sono stati sempre snobbati dagli ambienti teologici. Perché? Perché si occupavano delle cose della terra. Papa Francesco, in quella lettera ai teologi radunati nella facoltà teologica di Capodimonte nel 2018, scrive della necessità di sedere al tavolo con gli altri saperi umani, cosa che poi ha ripetuto in una maniera molto più ampia nella meravigliosa enciclica Laudato Si, in cui, approfondendo il tema della interdipendenza di tutto ciò che esiste, dice che questa interdipendenza esige uno sguardo plurale. Solo uno sguardo plurale può cogliere la complessità. Nessuno può più avere l'ardire di possedere una parola di verità se non detta con gli altri. Mi sembra enorme questo. Se questo principio, che ha riguardato l'ambito teologico, potesse riguardare l'azione pastorale quotidiana delle parrocchie, delle diocesi, e vedere che le parrocchie e le diocesi siedono al tavolo dei saperi, al tavolo delle pratiche, per cercare ciò che è più autenticamente umano, direi che anche come Chiesa ne guadagneremmo davvero tanto. L'uomo, dice Panikkar, si è lacerato dal divino,
come se Dio fosse un'altra cosa. Si è lacerato dalla terra, come se non fossimo puri esseri materiali. Si è lacerato dagli altri esseri viventi, come se non fossimo degli animali. Dagli altri uomini, come se non fossimo essenzialmente comunità. Si è lacerato dalla metà dell'umanità, come se uomini e donne non fossimo della medesima specie. Abbiamo perduto quello che Panikkar chiama realtà cosmoteandrica, che per lui è il nuovo nome della Trinità, cosmo, Dio, uomo, secondo cui natura, umano, divino sono un'unica realtà. Il dibattito attuale sul post-teismo lascia intendere che, malgrado Dio non possa essere inteso come coincidente con tutto ciò che esiste, secondo la nozione di Baruch Spinoza, Deus sive natura, ciò nonostante però non è più immaginabile pensare ad un mondo distinto da Dio. Tutto ciò che esiste, esiste in Lui. Ed esiste in Lui, e dunque tutto ciò che esiste è Lui, anche se Dio supera infinitamente l'ordine materiale. Ma dal momento che noi viviamo in Dio, noi possiamo dire: per questo noi siamo Dio. E ciò nonostante, avvertire nel profondo di noi stessi che Dio ci supera infinitamente. Ma per quella parte di noi che vive in Dio, noi partecipiamo della natura divina. Meraviglioso questo. Oggi qualunque forma di elitarismo è sospetto. L'archetipo monastico non è una specializzazione come lo è stato in passato. Pensate che in passato si è giunti anche nel diritto canonico a specificare che duo sunt genera Christianorum. Sono due i generi dei cristiani: i cristiani normali e quelli di speciale consacrazione. Capite che vuol dire la parola specializzazione? Di speciale consacrazione, inducendo, senza troppo nasconderlo, inducendo nella consapevolezza comune che la vita cristiana vera è quella dei consacrati. Tutti gli altri che non riescono a reggere il fuoco dei sensi devono accontentarsi di una vita cristiana di serie B, che è quella della vita matrimoniale. Ora, questa è una forma di specializzazione che non ha fondamento in nessuna parola del Vangelo, nessuna. Ciò nonostante abbiamo specializzato anche la vita cristiana, dicendo che c'è una vita cristiana per il popolo e c'è una vita cristiana per gli specialisti. I monaci hanno fatto parte, per una ragione storica ben precisa legata alla fine del tempo delle persecuzioni e non solo, che su questo gli articoli di Larini sono molto interessanti, i monaci rientrano in questa categoria. Per cui, nel modo comune di sentire, vedere un monaco, vedere un consacrato, significa pensare a uno che vive una vita cristiana di serie A, generando implicitamente delle attese per cui dal consacrato ci si aspetta qualcosa in più che gli altri cristiani normali, non dico che non possono fare, però se a loro succede è quasi normale, sono di serie B. Lasciare tutto è necessario ed è il primo passo, ma dice Panikkar, lasciare tutto, coloro che lasciano il mondo, lasciare il mondo è cosa necessaria, perché altrimenti non si genera alcuna trascendenza. Ma dice Panikkar, ma il secondo passo necessario è abbracciare tutto, perché tutto è in Dio, tutto è da Dio. E questo è l'amore, che non è possesso, ma dono,
Questa è la sfida della secolarità sacra. C'è anche qualche altro autore che quando parla di secolarità genera qualche naso storto anche negli ambienti ecclesiastici, però io credo che Panikkar ci abbia svelato qualcosa di molto importante, una conseguenza radicale del dogma dell'incarnazione. Ovvero, quando ci lamentiamo che il mondo è lontano dalla religione perché c'è la secolarizzazione, occorre chiedersi se questa notazione non derivi piuttosto, ancora una volta, da una scissione tra Dio e il mondo, tra Chiesa e mondo, per cui la Chiesa rimane scandalizzata perché il mondo non vuole più parlare di Dio. Panikkar, quando dice che l'ideale del monaco ci interessa perché non è soltanto lasciare tutto per seguire, come diremo tra poco, il centro, ma per seguire quel centro occorre abbracciare tutta la realtà. Se tutta la realtà è in Dio, allora noi siamo al cospetto di una secolarità consacrata. Certo, il secolarismo è altra cosa, ma questo mondo è in Dio, per definizione, innanzitutto. Infine, l'esigenza di quello che si potrebbe chiamare, dice Panikkar, un ecumenismo ecumenico. E dice, la dimensione monastica è un fenomeno religioso e umano primordiale e pertanto è anteriore rispetto alle divisioni fra le confessioni religiose e le classi particolari. In quanto monaci, il jainista e il cristiano si possono capire, sebbene ognuno parli il suo linguaggio. La verità dell'archetipo e dell'archetipo umano che cerca di vivere la spiritualità integrale della vita precede i dogmi, precede le rivelazioni, precede le religioni e l'aspirazione umana di fondo a portare a compimento la propria vita. La spiritualità contemporanea, o meglio, una vita umana piena per l'uomo attuale, non può accontentarsi di imitare modelli antichi, come quello del monaco, ad esempio. Abbiamo bisogno di una novità molto più radicale e perciò dobbiamo andare alle radici. Il nostro interesse è rivolto ad una vita umana piena per il nostro tempo, e proprio perché originale deve risalire alle origini. Il monaco non è il nuovo monaco, non è una imitazione del monaco istituzionalizzato nelle diverse tradizioni, ma deve imparare dall'esperienza monastica per lanciarsi nei nuovi spazi della vita contemporanea. E come? Ecco, Panikkar di se stesso dice così: fin dalla prima giovinezza mi sono visto come monaco, ma senza monastero, o perlomeno senza muri, se non quelli di tutto il pianeta, senza un abito, o almeno senza abiti diversi da quelli indossati dalla famiglia umana. Dunque, con l'espressione archetipo monastico non si intende descrivere una vita cristiana speciale, ma ci si intende rivolgere semplicemente ad una icona i cui contenuti sono in grado oggi di accompagnarci a vivere una esperienza della vita umana integrale, cosmico, anzi cosmoteandrica. A questo proposito, Panikkar si sforza di definire tale archetipo in questo modo: per monaco intendo la persona che aspira a raggiungere il fine ultimo della vita con tutto il proprio essere, rinunciando a tutto quello che non è necessario, vale a dire concentrandosi su questo solo e unico scopo. Se c'è una espressione evangelica a cui queste parole di Panikkar possono essere collegate, può essere collegato, è questo: cercate il regno di Dio e il resto vi sarà dato in aggiunta. E cercare il regno di Dio, che non ha nulla a che vedere con il paradiso dell'aldilà,
perché il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello spirito. Non una vita separata, ma una vita piena, una vita pienamente integrata nella secolarità, ovvero in questo secolo, dove questo secolo è la vita che noi viviamo qui e ora, qui e ora. Se si suppone in un certo senso che ognuno lotti per il fine ultimo della vita, il monaco è radicale ed esclusivo in questa ricerca, cioè il monaco è uno che fa della vita, secondo la logica del regno di Dio, ne fa il suo unico e definitivo interesse. Il monaco, in definitiva, diventa monaco come frutto di una esperienza che alla fin fine lo porta a mutare e in ultima analisi a rompere qualcosa nella sua vita per amore di quella cosa che abbraccia o trascende tutto: la perla per il Brahman, la pace per Fama e Moksha, la liberazione, Dio, l'illuminazione. Non si diventa monaci per fare qualcosa o per ottenere qualcosa, ma per essere tutto, se stesso, l'essere supremo, in definitiva, il nulla. È questa l'aspirazione di Panikkar, una icona per l'umano, per essere uomini fino in fondo, o per dirla con Don Tonino Bello, per essere uomini fino in cima. La mia ipotesi, continua ancora Panikkar, è che l'archetipo del quale il monaco è una espressione corrisponde ad una dimensione di questo humanum, così che ogni uomo ha potenzialmente la possibilità di realizzarla. Non è più una scelta di vita speciale solo per alcuni, ma è alla portata di tutti, perché tutti abbiamo la vita e a tutti è dato il compito di viverla interamente. Ma questo conduce ad un paradosso. Una volta che la dimensione monastica viene istituzionalizzata, comincia a diventare specializzazione, corre il rischio di essere esclusiva. Il punto è che non tutti possono o dovrebbero entrare in monastero. Si è monaci a casa propria, si è monaci nella strada, nel condominio, si è monaci sul posto del lavoro, perché è lì la vita. Il problema non sono le istituzioni, ma la loro assolutizzazione. Le istituzioni sono necessarie, hanno bisogno, è umano. Il punto è quando la vita spirituale coincide con l'istituzione. Ritengo, ancora Panikkar, che una delle crisi del monachesimo attuale sia proprio questa specie di qui pro quo, che qualcosa che appartiene alla natura umana come una delle sue dimensioni costitutive perda una buona dose della sua forza e della sua universalità una volta che diventi una forma particolare di vita organizzata. In cosa consiste più esattamente questa ricerca dell'umanum, del quale l'archetipo del monaco è espressione? Consiste nella ricerca del centro. È un altro nome per dire il regno di Dio. Nella ricerca della perfezione l'uomo ha spesso cercato l'unità. Posso usare una metafora che, nonostante le diverse accentuazioni, è tradizionale sia in Oriente che in Occidente. Il centro. Essere monaco è cercare il centro. In modo particolare esistono due vie per cercare questo centro, dice Panikkar. Una è la via orientale e l'altra è la via occidentale. Ma Oriente e Occidente non sono tanto da intendere come luoghi geografici, quanto piuttosto come categorie antropologiche. La via orientale, anche se ogni centro deve trovarsi dentro, il centro orientale è prevalentemente immanente, dentro le cose. La via per raggiungerlo è l'introspezione, il viaggio interiore. Entro il modello dell'immanenza,
la fuga dal mondo del monaco orientale è facilmente comprensibile. Il monaco può completamente ignorare il mondo perché il reale è dentro e non fuori. Così può essere del tutto indifferente nei confronti di un mondo illusorio. Ma vi è anche la via occidentale che, se vogliamo, è interpretata dalle nostre tradizioni religiose monoteiste. Il centro per il monaco occidentale è parimenti dentro e interiore, ma è trascendenza. All'interno del modello della trascendenza è facilmente comprensibile il coinvolgimento classico del mondo occidentale nelle problematiche religiose del mondo a lui contemporaneo. Il punto è che c'è un profondo conflitto tra tradizione e modernità, e questo costituisce la sfida della spiritualità. L'esigenza di oggi, scrive Panikkar, è bene rappresentata dalla giovane generazione che entra nelle istituzioni monastiche tradizionali, ma che porta con sé talvolta, suo malgrado, lo spirito della secolarità. Il nuovo monaco è inoltre rappresentato da tutti coloro che non si sognano nemmeno di entrare in strutture tradizionali, ma che nonostante questo sono attirati da una vita che potrebbe ben essere definita monastica. Forse a questo potremmo riferire alcune tendenze contemporanee di ricerca di prassi meditative, e di ricerca della vita interiore. Sono alcune proposte che anche nella Chiesa sono presenti. Anche tra alcuni amici che frequentano qui una chiesa a più voci c'è una proposta di questo genere. Un nome per tutti, un amico caro, Don Paolo Squizzato, nella sua proposta della ricerca di percorsi di vita interiore. Per chiudere, i principi fondamentali della vita monastica, dunque, la semplicità nella complessità per poter giungere a vivere l'integrazione. Non fuga dal mondo, ma entrata nel mondo. E significativamente vi è una espressione di un grande monaco del IV secolo, di Evagrio, il quale, parlando della vita monastica, ma ancor di più parlando del Messia, si esprime in questa maniera. Egli è da tutto separato e a tutto unito, impassibile e di sovrana sensibilità, è deificato e si ritiene spazzatura del mondo, ma soprattutto è felice, divinamente felice. Questa separazione, questa integrazione è l'anima esistenziale del mistero dell'incarnazione, del Dio fatto uomo, ma è anche l'anima di un monachesimo che all'indomani delle persecuzioni ha voluto incarnare la radicalità della ricerca del centro, e questo monachesimo poi è rimasto ingabbiato nella morsa della istituzionalizzazione, secondo il dettato di Panikkar. Oggi questa ricerca del centro, essere al di là e dentro allo stesso tempo, perché il centro è dentro ed è al di là, è dentro ma non coincide totalmente con il dentro, ma è al di là perché supera la vita. Il punto è che questa ricerca dell'unica cosa necessaria a cui Gesù aveva invitato Marta nel Vangelo di Giovanni, la spiritualità tradizionale ha di fatto dimenticato una parte costitutiva, che per quanto la parte di Maria possa essere la migliore, quella di Marta è ugualmente una parte del bene dell'uno verso cui doveva tendere il mondo. Ma la semplicità non è solo data, la semplicità è anche conquistata, perché la vita del monaco è una vita di lotta. Il monaco non è soltanto qualcuno che aspira a essere tale, ma richiede una rottura, una iniziazione, una nuova nascita. Tutte le tradizioni monastiche sottolineano
la compunctio cordis, la conversio morum, la conversione dei costumi, la vera metanoia, la vera conversione, la ferma risoluzione ad abbandonare le cose di questo mondo. Si deve bussare e ribussare, dice Panikkar, alla porta del convento o toccare ripetutamente i piedi del guru per essere presi sul serio. Non tutti quelli che dicono Signore, Signore sono adatti per il regno. Deve esserci una rottura di piani come richiede ogni iniziazione. Panikkar continua poi elencando una serie di caratteristiche della vita e della spiritualità monastica, no, che qui non segnalo, anche perché faremo molto, molto tardi. Direi che questi sono i contorni essenziali della proposta di Panikkar del monaco come una icona, come un archetipo che può fondare con le sue caratteristiche, i suoi contenuti specifici, una modalità umana per vivere il nostro tempo. Grazie. Complimenti. Bene. Allora si può interloquire quelli che sono qui presenti, ma anche quelli collegati su Zoom. Noi intanto sentiamo. A me viene di fare una considerazione così immediata, che si lega un pochino all'esperienza, al vissuto. Occorre, proprio per fare questo percorso, no, questa conversione, attraversare il deserto. Attraversare il deserto vuol dire lasciare un po' dietro di sé qualche attrazione, ma comunque che è linguaggio, sono segni che ormai pochi capiscono. E pochi capiscono vuol dire mica che comprendono, ma lo si fa perché comunque questa è una tradizione. E nello stesso tempo, ecco, entrare in questo deserto che è proprio il silenzio, che permette di, no, mettersi davvero in ascolto del divino che è in noi, lo spirito, e di quello che comunque davvero ci circonda, che il rischio è di non accorgersi di quello che accade, sta accadendo attorno a noi, anche a livello di chiesa. Ricordare lontano 85, quando quello che era mio padre spirituale all'inizio, così, ecco, che mi aveva indicato due cose. Uno era monaco nel mondo, questa via che era monaco nel mondo, e la per prima cosa era il silenzio, poi la preghiera, ecco. E questa cosa, monaco nel mondo, il silenzio, sono due espressioni che mi sono sempre rimaste dentro e che continuamente li ho e rimurgiano sempre. E una volta solo ho fatto un'esperienza di questo silenzio, un periodo, un mese e mezzo, non so come, ma un silenzio profondo, un silenzio che mi scendeva, un silenzio come dono, e che è venuto occasionalmente dopo le prediche, dopo la messa, no? Tendo a ripensare quello che è venuto, quello che è stato detto nell'omelia, e prendere qualcosa da tenermi, portare a casa. E quell'epifania del 92
sono andato in una chiesa dove il prete non faceva l'omelia, illustrava qualcosa prima, il filo rosso che, delle letture, e quando sono uscito ho detto, ma cos'è che ho preso? Che è stato, non ha detto niente, è stato in silenzio. Bene, quella parola lì, non detta, non pronunciata, mi ha fatto fare un'esperienza del silenzio che è molto difficile da dire, ma quando mi venivano, non so, dei momenti di rabbia o di frustrazione, basta che pensassi al silenzio, ecco, che mi scendeva una pace. Ecco, volevo solo dire quello. Grazie. Hola. Sì, nel frattempo lo può fare. A proposito del deserto, sì. Mi ero appuntato qualcosa prendendolo però da Arturo Paoli, visto che domenica scorsa con la beatificazione di Charles de Foucault dice che è effettivamente così, il deserto che è elemento comune a tutte le spiritualità del mondo, è la condizione indispensabile per ogni rinascita. Arturo Paoli dice così, racconta il suo girovagare materiale e spirituale in uno spazio tanto fisico quanto interiore in cui non si incontra nessuno. Il deserto ci appare a questo punto come una tappa indispensabile di ogni esistenza cosciente della propria individualità. Chi è umano non nasce soltanto nel corpo. Per la seconda nascita, quella dell'anima, che le lingue moderne chiamano psiche, all'uomo serve l'opposto di un utero che circonda. Il deserto è una controfaccia, un complemento del ventre materno, assolutamente aperto e vuoto. È la tabula rasa delle presenze e delle conoscenze. Solo lì, lontanissimi dalla mandria, si può riconoscere come esseri coraggiosamente e personalmente pensanti. L'uomo che non incontra il deserto fisicamente e mentalmente non sa di essere nato nudo come ogni animale, solo e ignorante come ogni umano. Gesù, Socrate sono invece completamente uomini perché hanno incontrato il deserto e sono sopravvissuti alla desertificazione. Paolo Farinella chiede parola. Prego, accendi pure il microfono. Don Paolo, non ti stiamo sentendo. Un attimo solo. Don Paolo, per cortesia, un attimo. C'è un problema tecnico. Provi adesso. Prego. No. Come mai? Don Paolo. Un attimo solo, Don Paolo. No, ma io... Don Paolo, stai parlando ma non ti sentiamo.
come mai non prende nessuna parola? Togli il microfono basso, così rischio di sentire me stesso. Devo chiudere il buco. Don Paolo, per cortesia, riesce a scrivere in chat? Volevo chiedere la domanda che Nicodemo ha fatto a Gesù, no? E Gesù che quando ha risposto, che ha chiesto come fa un uomo a rinascere, ecco, e Gesù che gli ha chiesto, gli ha detto dovete rinascere dall'alto. Ecco, questo rinascere dall'alto può anche essere pensato, detto, come dovete ricominciare un'esperienza nuova di vita, ecco, morire voi stessi, un entrare, come hai spiegato, Qualche accenno in più sulla, sullo schema un po' enunciato della realtà cosmoteandrica. La teologia tradizionale, basandosi sulla Sacra Scrittura, ha sempre concepito la Trinità come Padre, Figlio e Spirito Santo. Quello che è stato enunciato mi è sembrato anche molto interessante, una bella estensione, un approfondimento nel concetto di Trinità, quindi cosmo, divinità, umanità. Ecco, qualche cosa ancora su questo schema concettuale. Grazie. La realtà cosmoteandrica di Panikkar non intende sostituire la comprensione della Santissima Trinità, ma darne una lettura in chiave immanente. Per cui se sul piano trascendente è possibile raffigurare, e con il linguaggio della filosofia greca è possibile individuare la Trinità secondo il linguaggio classico che conosciamo, Panikkar, come abbiamo anche specificato lunedì scorso, si autorizza ad utilizzare altri linguaggi per poter parlare di Dio, dal momento che, secondo la sua visione, ma è non solo sua, ogni parlare di Dio si dà sempre in termini analogici. Nessuna parola umana coglie Dio in sé. Perché Dio in sé nessuno l'ha mai visto, dicevamo la settimana scorsa. Ma se la via occidentale parla di Dio mettendone in risalto la sua trascendenza, la via orientale rimarca, sottolinea maggiormente la sua immanenza. Per cui il manifestarsi di Dio nel mondo, nel cosmo, e in se stesso costituisce
l'immanenza di Dio in cui l'uomo è e vive. Quindi è un altro nome attraverso cui Panikkar giunge utilizzando le categorie dell'approccio immanentistico dell'Oriente. Don Paolo. Posso? Mi sentite adesso? Sì. Ce l'ho nel cellulare che... Sì? Puoi cercare nella... Sì, sì, adesso sta, ecco, 3-4, chiamo. Ecco Don Paolo, ti mettiamo il microfono vicino al cellulare così puoi parlare. D'accordo. Il riferimento o il richiamo ad Arturo Paoli era proprio quello che stavo pensando mentre Sabino parlava. Perché con Tino Piggio stiamo preparando la pubblicazione dei viaggi di 2 anni in cui il profeta che vive nel vuoto sente intimamente anche con Teilhard de Chardin, che mi pare molto intimamente legato alla visione Panikkar, e quello di amoreggiare il mondo, amoriser le monde, e quindi di sentirsi un tutt'uno non solo col cosmo, la messa sul mondo, non la messa per il mondo. E volevo aggiungere alle citazioni che ha fatto Sabino la prima parola che troviamo nella Bibbia, al capitolo 12, cioè dopo gli 11 capitoli che sono la cosmogonia, la prima parola, diciamo, storica, che la Bibbia presenta almeno come storica, non è quella volgarità che hanno tutte le Bibbie, che almeno quelle che ho consultato io. Vattene dal tuo paese. Ma l'ebraico dice lek leka, che vuol dire vai verso te stesso, dal tuo paese, dalla tua, lo leggo, vattene dal tuo paese, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre. Cioè tre complementi di allontanamento che sono la geografia, sono la cultura e sono gli affetti. Per cui il monaco liberato diventa veramente prigioniero dell'universo, inteso proprio etimologicamente. Tutto converge verso uno, che non è
Dio, questo, quell'altro, non dobbiamo definirlo, non si può definire. Potremmo dire, come diceva bene Savino, che sarà la scienza a darci almeno una parziale risposta, che si unirà, e come la pace e la giustizia si pacerà con la fede, e quel giorno sarà veramente una festa, perché comprenderemo più profondamente anche il Vangelo, con la profezia di Isaia 2, e che tutti i popoli convergono verso il monte per essere formati, per ascoltare la parola. E non a caso nella Bibbia la parola è presenta, non è una giustificazione, una razionalizzazione, ma è la tenda che si pianta, che è la tenda che si incarna, che prende corpo, cioè prende la debolezza. Questo a me personalmente veramente fa impazzire, e mi sento profondamente in sintonia con Pannekar, con Teilhard de Chardin, con i teologi antichi, gli apofatici, per cui si sta estasiati davanti a Dio, che è nulla ed è tutto, e dobbiamo, come ho sentito adesso, alla risposta data sulla Trinità, noi dobbiamo cambiare radicalmente, o meglio, dobbiamo convertirci, o convertire, o purificare il nome di Dio, perché dobbiamo pulirlo da tutti i sensi che gli abbiamo dato e che sono tutti impropri. Grazie Don Paolo, grazie. Verrebbe da dare ancora un'amplificazione in quella messa sul mondo e nell'ambiente divino di Teilhard de Chardin, quel meraviglioso inno alla materia di Teilhard de Chardin. Ma c'è anche un'altra amplificazione possibile nella traduzione di quel Genesi 11, va, esci dalla tua terra, giusto, va verso te stesso, qualcuno, mettendolo anche in relazione con alcune chiavi di lettura che vengono dalle psicologie del profondo, tradurrebbe vai verso l'altrove di te, vai verso l'altrove di te stesso. C'è un altrove che ci abita e che è il luogo dove Dio ci aspetta, e probabilmente quell'altrove, stando ai Vangeli, coincide con la Galilea e coincide con la vita comune, con la vita delle genti. È così. Bene. C'è la Simona Polidori che ci scrive: mi vengono in mente delle parole di Alda Merini sulla teologia apofatica. Col solo nominarti ti nego e ti smarrisco. Grazie. Grazie Savino, grazie anche a quanti sono intervenuti. E la videoregistrazione, comunque, se vogliamo poi risentirla, magari subito su YouTube la si trova già in serata, altrimenti cercheremo di metterla sul sito, tanto che questa settimana Roberto era all'estero, non ha potuto inserire la prima serata su Panica. E così, ecco, i tentativi che stiamo facendo sono soprattutto in vista della ripresa con settembre, ottobre, perché ci auguriamo anche che la possibilità e la voglia di uscire e di rendersi presenti a questi incontri possa, ecco, aiutare, no? E dare il coraggio
a quanti prima appunto partecipavano. Adesso ovviamente l'abitudine di seguire su YouTube o in videoconferenza, su Zoom, facilita la pigrizia, no? Ma è anche è comprensibile. Comunque, ecco, grazie Savino. Puoi suggerire un titolo di un libro semplice che possa essere alla portata un po' di tutti per cogliere questi punti che hai toccato in queste due sere? Difficile un testo solo. È difficile un testo solo, ma probabilmente almeno sul tema dell'esperienza di Dio della nuova innocenza, questo libretto edito ancora in circolazione di Raymond Panikkar, L'esperienza di Dio. L'esperienza di Dio. Ma tutto quello che abbiamo detto è fondamentalmente raccolto nel primo volume dell'opera Omnia. Allora, la prossima volta sarà più facile, perché la facciamo in videoconferenza, quindi ognuno stando a casa chiede di essere ammesso. Si va nel sito www.unachiesapiuvoci, troverete l'indicazione, basta cliccare. E sarà ancora Enzo Bianchi e riprende il discorso sul profeta Geremia, fatto già in precedenza, ma siccome all'inizio della serata l'altra volta avevamo chiesto di esprimere un suo pensiero sulle le chiese ortodosse no, russe in Ucraina, allora ha speso un po' più di tempo per farci capire la problematicità e le relazioni a queste chiese, che hanno anche un peso notevole su questa guerra che si protrae. E allora, ecco, ci spiegherà appunto, rileggendoci il profeta Geremia, quello che è capitato a questo profeta quando si è opposto, no, alla guerra, agli armamenti, e alla fine quello che ha previsto, la catastrofe, è avvenuta, insomma, per Gerusalemme. E allora cercherà certamente di calarlo nella nostra realtà, perché i profeti non hanno parlato soltanto per le loro generazioni, continuano a parlare anche per noi oggi, oltre che i profeti del nostro tempo, ovviamente. E allora, cogliendo, per quanto riguarda poi i prossimi appuntamenti, seguite sul sito Una Chiesa Più Voci, perché sto aspettando due conferme e poi con giugno certamente concluderemo questo anno 2021 e parte del 2020. Cogliendo allora l'invito di questa sera, facciamo semplicemente un attimo di silenzio prima di congedarci. Del Dio di tutti, no? Verso una notte tranquilla e un sonno ristoratore. Grazie ancora, grazie anche a Andrea che sta tentando, no, di perfezionare in qualche modo. Buonanotte a tutti e grazie ancora. Arrivederci.